torna la paura del terremoto. Quando già pensavamo che tutto fosse dimenticato, torna la paura del terremoto. E qualcuno dice: per carità, non ne parlate, stiamo zitti, perché altrimenti poi dopo il turismo la gente non viene più in Umbria perché sa che c'è il terremoto. Beh, a me sembra una sciocchezza, una corbelleria il non doverne parlare o il dover tacere quello che accade e come accade. Prima di tutto perché informare è una cosa giusta. Certo, la speculazione di quello che la grande botta o una terribile scossa di terremoto scuote nella notte l'Umbria e le Marche fa sensazionalismo, giusto, è vero, è corretto. Però informare, sapere che sotto a 8 km di profondità qualcosa non sta andando per il verso giusto è una cosa fondamentale. Era la legnara do quando bavo la legna per l'inverno. Questa era quella che chiamavamo casa, la tua. L'abitazione mia, dove Ce la puoi abitavo descrivere come era fatta? io, era fatta. Sopra c'erano tre stanze e il bagno. Poi dall'altra parte, sempre a fianco, la cucina. E sotto due lussuose cantine, ma cantine, belle, quelle carce lisce, tutti gli anni che c'avevano, ancora si poteva scrivere. L'inverno erano calde e l'estate erano fresche, a volta. Poi c'era la legnaia, La giusto? legnaia era questa, dove conservavo la legna, vedi? Ci sta una porticina di sopra, la buttavo e di sotto la tiravo fuori. È inutile che ti chiedo quello che si prova a vedere questo, no? Certo, quando io ne ho passate due brutte, quando è stato il terremoto, non ne parlavo. E poi quando ho visto che arrivava il demolitore, non sapevo proprio, era diventato scemo. Dico addio, mo, finché mo l'ho vista un pezzetto, c'era rimasta, dico mo, ecco come ridotta. Io non credo che raccontare quello che è una scossa di terremoto sia da menagramo. Beh, non credo proprio che se uno scrive una notizia del terremoto per dire guardate che ci sono state anche una ventina di scosse in poco meno di 16 ore, non ruberà niente a quello che è il bed and breakfast che pochi intimi e pochi amici che conosco possano avere. Non è che l'affitto mensile della casa di chi vuole venire in vacanza in Umbria con questo non viene fatta, per carità. Pensiamo sempre che informare deve essere una cosa corretta, giusta, data nei modi giusti e nei modi corretti. Certo che coloro che esagerano bisogna ricordarlo e bisogna raccontarlo, ma dare la corretta informazione, di dire occhio perché qualcosa sotto sta accadendo, informarsi perché sta accadendo, capire perché sta accadendo. Il terremoto non si può prevedere, nessuno può sapere quando il terremoto ci sarà o quando potrà arrivare. Dobbiamo imparare a conviverci, dobbiamo imparare a dire il terremoto è una cosa nostra, ogni tanto c'è una scossetta, ma sì, è 4, 4 e mezzo, che vuoi che sia, trigolato un po'. Però dobbiamo anche imparare a conviverci, anche perché sono tanti anni che noi oramai conviviamo con il terremoto, che è una cosa normalissima. Nonostante tutto, la mia più cordiale buona serata.